Spezzato è il cuore della bellezza è il titolo del quinto spettacolo della storia della piccola compagnia d'Ammacco. Dopo la trilogia della fine del mondo siamo passati ad una storia d'amore, la storia di un triangolo amoroso. In realtà è una storia d'amore, ma trattandosi di teatro, di drammaturgia, raccontiamo in qualche modo i conflitti che possono nascere dall'amore. Quindi raccontiamo l'amore quando inverte il proprio segno, inverte la propria polarità. E quindi è un amore che si rompe, dove l'incrocio tra i destini di tre persone in qualche modo raffigura il dolore e le situazioni ora umoristiche, ora più tragiche che possono nascere appunto da un classico intramontabile quale il triangolo amoroso, lui, lei e l'altra. In scena ci sono tre corpi che appunto vanno a incarnare i tre protagonisti di questa storia, i tre protagonisti di questo triangolo amoroso, e mentre la narrazione di ciò che accade è affidata alle due figure femminili, quindi lei e l'altra, che in qualche modo riferiscono e raccontano allo spettatore alcuni accadimenti e alcuni pensieri rispetto a questo triangolo amoroso e a questo rapportarsi a quest'uomo in relazione a entrambe le figure. E per quanto riguarda la mia esperienza in questo lavoro, è la prima volta che appunto mi calo in qualche modo in due figure differenti nello stesso lavoro teatrale e quindi ho lavorato in qualche modo a creare queste due figure con due caratterizzazioni fisico e in qualche modo di pensiero differenti l'una dall'altra e il passaggio da una all'altra appunto in qualche modo caratterizza il lavoro mio durante lo spettacolo. La donna sul crinale si è fatta ben 6 mesi fuori scena. Mi pare di capire, passati a fare pulizie in casa. Una tipica reazione nervosa di certi soggetti quando comincia ad attaccarci, a mettere sotto assedio la nostra storia d'amore.